compone qualche brano in maniera molto improvvisata. Come potete notare, il capotasto di Salvatore è l'ultimo modello uscito della... l'ha fatto direttamente l'Ibanez questo. E vi faremo ascoltare tre brani inediti che tra l'altro non abbiamo mai provato in acustico, a parte 5 minuti fa al volo, quindi abbiate pazienza se esce qualche cosettina un po' così, ma è solo per mantenere l'attenzione, perché se facciamo tutto preciso dicono ma madonna questi che palle, no? Scusate, se posso io parlarci? No, se posso io parlarci. Ok. Invece così vi manteniamo un po' l'attenzione, la dico oh, guarda che abbiamo fatto lì, e così tornate subito a vedere la nostra diretta. Allora, ve lo dico in anteprima, se volete seguirci potete cercare su Facebook o Instagram da zero.official. Ovviamente non sulla fiducia, quindi se volete restare con noi ascolterete i nostri brani sperando che vi piacciano. Il primo che vi presentiamo qui è Cambiare Idea. Diciamo che la band viene dal nord di Roma, dai comuni al nord di Roma, da Capena. Eh sì, diciamolo. Allora, noi siamo tutti artisti locali, nel senso che siamo tutti quanti, viviamo nei dintorni a Roma e dintorni. Io sono di Capena, Salvatore attualmente vive a Guidonia e Alessio a Fiano Romano. Ve lo dico io non perché sono muti, ma perché sono l'unica che c'ha il microfono, ovviamente. No, poi dopo ci saranno sorpreso una, voglio dire, che non speriamo. Poi ci sarà una sorpresona che neanche noi sappiamo, quindi benissimo. Che bel tempo ormai non vi potete più dire indietro. Vai. Primo brano come sentito? Il primo brano che vi presentiamo si chiama Cambiare Idea, gli autori siamo noi tre ragazzacci, quindi speriamo che vi piaccia, racconta una storia molto, molto triste in realtà, di una donna che viene dall'est a vivere in Italia, non sa come far mangiare il figlio e l'unica cosa che la vita purtroppo gli offre è mettersi sulla strada. Però abbiamo fatto... dall'est Europa, esatto. Scusate, ogni tanto fischio un pochino. Abbiamo cercato di dare a questa storia un lieto fine, quindi in realtà questa donna cambierà idea. Però per ascoltare bene la storia, rimanete con noi. Sì. Vai. Scopri le tue cose.
te ne vai. Cambiare idea non fa mai male, se poi ti salverai. Che emozione! Spero che vi sia piaciuta, spero che siamo stati bravi, perché siamo stati arrangiatissimi oggi. Sì, sì. Allora, io però, da brava cantante, perché loro, come dico sempre, mi supportano, ve li ripresento: Salvatore Valentino, Alessio Giorgini. Grazie. chitarra acustica e chitarra, diciamo, elettrica in versione acustica. Sara. Allora, in realtà Salvatore suona tutt'altro, eh. Diciamolo che lui è un pianista, suona anche il basso e suona pure la chitarra. Oggi ci suona la chitarra. Campanelli. Sara, un pochettino sei un po' più al centro, così la luce ce l'hai, ti illumina più il bel visino. Ho paura di. Vai, questa c'è. Falla ruotare. Non fa niente, tanto adesso. Prendo il tablet, quindi anche se si è rotto lo butto dalla finestra, non c'è problema. È bello dalla diretta. Eh sì, è il bello della diretta, perché come dicevo, se facevamo tutto preciso vi sareste annoiati. Ma infatti. Quindi stiamo movimentando. Anche se guarda, ti pieghi un pochettino a sinistra, guarda. No, sì, a destra, scusa. Come? Più a destra, così c'è la luce quella sotto che ti arriva. Non voglio coprirlo. Ecco, così, brava. Io posso, vado. Ecco. Più che altro è per fascia libro, perché se reflex viene. Allora, io nel frattempo, siccome sono una cuccona, lo dico, non mi ricordo mai di essere memoria, quindi abbiate pazienza! Insomma, questi brani poi sono tuoi. Li abbiamo scritti tutti insieme, quindi sì. Bellissimo. Quindi arrangiati insieme i testi anche. Allora, diciamo che solitamente melodie, idee e testi li butto giù io, ma a volte mi danno delle bellissime idee loro sugli argomenti. E gli arrangiamenti poi li fanno loro. Veramente notevoli, cioè, nel senso. Grazie. Allora, questo invece è un brano in inglese, perché in realtà ci piace un po' spaziare, no? Quindi abbiamo detto sempre per non annoiarvi, non è che li facciamo tutti in italiano che li capite, quindi facciamo pure qualcuno in inglese. Questo brano si chiama Japanese Mirror, lo specchio giapponese, e parla in realtà di una ragazza, sempre una ragazza al centro dell'attenzione, che vive. Scusami? No, vai. Dicevo, c'hai 7 minuti, cioè, di tempo per brano, quanto dura? Ma quindi sono questo? No, poi c'è, nel senso, continuiamo. Ah, ok, non ti preoccupare. Allora, dicevo, è un brano di una che parla di una ragazza che vive una storia all'inizio molto idilliaca, che poi alla fine si trova a vivere una storia bruttissima invece di maltrattamenti, e l'unico amico che gli resta è l'immagine di se stessa allo specchio. Japanese Mirror. Thank you.
impazzisce a un certo punto, quindi lo specchio giapponese gli ricorda, queste sono le ultime frasi della canzone, gli ricorda che era lei prima che imparasse ad uccidere un uomo. Quindi, ah, certo. C'è il fine alla sorpresa, è un thriller! Thriller! E questo serve, cioè la canzone serve a insomma, pure una trama che non si conosce. Ma adesso... abbiamo l'ultima senza capotasso praticamente.